delle occasioni di lavoro, perché la cultura del lavoro è stata talmente denigrata che ci sono lavori che non vuole più fare nessuno, anche se sono lavori che sono tutt'altro che disprezzabili, sono tutt'altro che poco remunerativi, ma non si trovano più le persone che ogni giorno vanno a fare i fontanieri, eppure il fontaniere non è un lavoro poco remunerativo. No, ci sono lista da denunciare una serie di situazioni di lavoro che i nostri giovani, per la cultura sbagliata di questa società, di quelli della mia generazione, di cui io mi sento di assumere fino in fondo la responsabilità, non vogliono più andare a fare. Questa è una follia. Ma è una follia che parte dal fatto che il lavoro è stato disprezzato, il lavoro manuale è stato disprezzato. Sul piano serio è considerato come una cosa riprovevole quasi. Appunto, era un drago, quello che faceva o i lavori innovativi, quelli che andavano di modo nuovo, quello che giocava in borsa, o quello che poteva dire, no, questa è una cultura, non ci deve appartenere a noi questa cultura. Però vorrei anche dire che quando parlo di dignità del lavoro, di diritti del lavoro, io credo che noi proprio, al di là, diciamo, dei problemi, dei limiti, delle esortazioni che vengono dal mondo sindacale, dobbiamo porci il problema che non si difendono i diritti esistenti se non siamo capaci di allargarli. C'è una generazione che è priva di diritti, c'è una nuova generazione priva di diritti. Noi possiamo chiedere a quella nuova generazione di aiutare chi in prima fila difende i diritti esistenti, perché se li perdessero saremmo più deboli tutti, ma dobbiamo al tempo stesso parlare a questa nuova generazione con la capacità di indicare una strada per conquistare nuovi diritti. Io penso che il reddito di cittadinanza non è la soluzione di tutti questi mali, non è la soluzione dei problemi della precarietà, perché c'è troppa precarietà, però bisogna pur fare in modo che vi siano degli ammortizzatori anche per le persone che sono costrette a passare da un lavoro precario a un altro. Poi c'è il reddito sociale, ci sono tante, diciamo, possibilità di aggredire questo problema, comprese quelle che diceva prima l'assessore, ma noi questo tema qui ce lo dobbiamo porre. E io penso che in qualche modo dobbiamo affrontarlo anche in una regione come questa, tenendo conto della situazione che abbiamo, ma intendo la situazione finanziaria che veniva prima benissimo illustrata da Muffarella. Però per noi questo è un tema, da soli, assieme ad altre regioni, che dobbiamo affrontare, perché non possiamo lasciare una generazione intera nella disperazione di passare da un lavoro precario all'altro senza avere mai una risposta adeguata che sia in grado di un minimo di sicurezza per il futuro, sul salario, sulle pensioni e così via. Poi c'è tutto il tema della politica industriale. Ecco, io penso che sia giusto, ho chiesto anche ai compagni di Sergio di Imola che hanno organizzato di mettere l'accento anche su questo aspetto, e spero che conto sul fatto che poi il dottor Di Giove voglia intervenire, perché in questa situazione, che è molto pesante, però ci sono anche delle opportunità per l'economia di questa regione. Noi non siamo quelli messi in testa, anzi, abbiamo delle opportunità, perché abbiamo delle imprese che sono già posizionate in settori cruciali per il futuro. Quindi dobbiamo incoraggiare queste imprese, no? Anche aiutarle, per esempio, anche a mettersi nella dimensione di scala necessaria per combattere, no, le battaglie della competitività che ci sono. Quindi per essere in grado di fare la ricerca, per restare sui mercati internazionali e così via. E sono in particolar modo i settori legati alla green economy, all'economia verde, e altri che potrebbero avere, diciamo così, una influenza ancora più consistente proprio in virtù della capacità di produrre risposte, diciamo, verdi. Allora,
Nella nostra regione abbiamo delle imprese che da parecchio tempo, come ne avete diversi qua a Imola, si stanno muovendo nel campo della mobilità elettrica. Io credo, per esempio, che potremmo ragionare sulla possibilità di fare in modo di favorire, di mettere qualche vincolo, anche qualche incentivo, affinché nelle principali città dell'Emilia-Romagna la movimentazione delle merci avvenga solo con mezzi elettrici. Questo sarebbe il modo per aiutare le imprese locali a guadagnare delle quote, diciamo così, anche di mercato, e anticipare scelte che vengono fatte anche altrove, in modo tale da essere pronte con dei prodotti non solo per i mercati locali ma anche per i mercati globali. Io penso, per esempio, che tutto il settore del packaging, che è, almeno per Modena, Bologna, Imola compreso, è il settore fondamentale della meccanica, le macchine per l'industria dell'imballaggio, avrebbe delle potenzialità enormi ancora di sviluppo se fosse in grado di affrontare il tema di un packaging sostenibile e responsabile. Ovvero, se si potesse fare in modo che da tutto il mondo si venga a Bologna, Modena e Imola non più semplicemente a comprare delle macchine automatiche, ma a comprare delle tecnologie e delle macchine per un incarto, un imballaggio sostenibile, ecosostenibile e responsabile. E potrei fare anche qualche esempio di come questo potrebbe essere completamente realizzabile. E questo sarebbe, diciamo, questo è sicuramente un settore con delle potenzialità enormi nel futuro, e credo che c'è la possibilità di lavorarci parecchio su questa cosa. Anch'io credo molto nella possibilità legata ad un'edilizia che risolve i problemi, diciamo così, della compatibilità ambientale e della riduzione dell'utilizzo di energia, o addirittura la produzione di energia all'interno degli edifici esistenti. Quindi abbiamo molti campi di intervento. Io credo che sia stato giusto creare un assessorato, che è quello di Giancarlo Mozzarelli, che oltre a occuparsi di industria per come si occupa anche di industria per come dovrebbe diventare, cioè dell'industria dell'economia verde, e credo che possiamo effettivamente dare un contributo decisivo per affrontare questi argomenti. E quindi finisco, perché forse ho parlato anche troppo, per fare che cosa? Torno alla politica. Io sono convinto che noi abbiamo una drammatica emergenza democratica nel nostro paese, abbiamo un pericolo per la democrazia e per la Costituzione costituito da Berlusconi, e non solo da Berlusconi, dall'aggregazione di forze politiche e sociali attorno a Berlusconi, ma sono anche convinto che noi non battiamo Berlusconi semplicemente parlando male di Berlusconi o parlando del pericolo che Berlusconi costituisce per la democrazia. Per questo lo facciamo da molti anni, e direi che ormai quelli che votano Berlusconi sono già vaccinati, nel senso che gli va bene così. Ora, ci sono degli sprilli, come vediamo, ci sono delle tensioni all'interno del governo alle quali dobbiamo prestare attenzione, anche perché, però io penso che il centro-sinistra può veramente battere Berlusconi se è in grado di presentare ai cittadini italiani, ai lavoratori italiani, un'alternativa, di fare capire ai cittadini italiani che noi vogliamo delle cose diverse, profondamente diverse da quelle che sta facendo questo governo. Ecco, io credo che l'Emilia-Romagna possa essere un pezzo fondamentale della capacità del centro-sinistra in Italia di costruire un'alternativa di governo, una credibile alternativa di governo al governo che purtroppo ci sta non governando.